Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, video speciale perché oggi, a distanza di 5 mesi, voglio raccontarvi come sta andando il progetto che ho creato con le mie mani ormai ad aprile di quest'anno. Sono passati ben 5 mesi e i più attenti di voi sapranno che questo mio progetto è un sito web, un portale che si chiama Loot Plus, in cui ogni giorno vi consiglio i migliori giochi per mobile e le migliori applicazioni sempre per mobile. Una sorta di giornale, un portale online dedicato solo a questa cosa qui, quindi una nicchia possiamo dire. Ma soprattutto riesco a farlo diventare un lavoro o magari farlo diventare in futuro? Vi racconto qualcosina in questo video di oggi. Anche perché ragazzi, sedetevi comodi, c'ho una super novità dall'ultima volta che avete visto il mio progetto. Raga, ho creato una chicca veramente assurda, ovviamente c'è stato dell'investimento. Ma vediamo con calma come sta andando in non troppi minuti. Mi prendo il telefono così ragazzi vi faccio vedere tutto dal mio smartphone. Lo attiviamo ed ecco qua ragazzi l'home page di lootplus.com. Ma prima di cominciare mi raccomando, se volete ogni giorno scoprire giochi e nuove app per smartphone, ma solo roba interessante, perché non pubblicherò mai cose vecchie o cose che so che non possono piacervi, ragazzi c'è il canale Telegram sia nel menu sia qua sotto in descrizione. Premendo su notifica Telegram avrete il link per entrare e attivare le notifiche. Mentre se siete su Android, qui sotto ci sarà una campanellina che se premete vi farà ricevere la notifica. Per il momento su iPhone ancora non c'è. E su Android già abbiamo circa 6200 persone che hanno messo la campanella delle notifiche, più altri 4000 quasi su Telegram. L'home page di Loot Plus è questa qui, in cui se voi aprite il sito tutti i giorni troverete le ultime notizie. Ad esempio oggi ho pubblicato Raziel Dungeon Arena, che è un gioco fantastico, raga, ve lo consiglio di brutto perché è uscito proprio stamattina alle 5 di mattina. Un'altra news riguarda invece quello che sta combinando Microsoft con quello che potrebbe essere il mobile gaming in futuro. Vi ho portato un altro giochino, qualche news sulle nuove emoji che stanno arrivando su WhatsApp, insomma un piccolo giornalino online tutto riguardo al mondo mobile, applicazioni e giochi. Roba solamente interessante. Ma prima di vedere com'è strutturato il sito e quali sono i cambiamenti che ha ricevuto, e ne ha ricevuto un bel po', ragazzi, la chicca bestiale. La chicca bestiale è che ho investito per creare uno script che si tratta proprio di questa sezione che state guardando. Questa parte qui è nuova, che trovate per adesso nell'home page. Ho creato un carosello con lo swipe, quindi posso fare con il dito così. Sono applicazioni di Android. Ho messo la top dei giochi Android e la top dei giochi dell'App Store direttamente dagli store. Questo significa che questa roba qui è automatica, è ripresa direttamente da Google, dal Play Store di Google e dell'App Store di Apple. Wow. Cosa significa? Significa che se voi avete un telefono iPhone, per dirvi, e andate qui a fare lo swipe nella barra qui sotto, se fate lo swipe vi passa ai giochi iOS, vi passa alla top dei giochi iOS. Se fate ancora lo swipe troverete invece la top Android. Facciamo caso che io ho un iPhone 11, vado su iPhone, faccio quindi lo swipe e automaticamente mi fa vedere la top dei giochi gratis per iPhone. Se premo sul tasto nuovi mi fa vedere la top dei nuovi giochi aggiunti sull'Apple Store, se vado su top euro mi fa vedere la top dei giochi a pagamento. Questo perché l'ho fatto? Perché so che molti di voi vogliono un po' rimanere aggiornati su quelli che sono i giochi nuovi che escono, diciamo, ogni settimana negli store. Quindi, ragazzi, su Top Gratis avete sia quelli per iPhone, infatti trovate che Among Us è in prima posizione per i top giochi gratis, e andando avanti troverete tanti altri, tra cui anche Call of Duty Mobile, eccetera, eccetera. Stessa cosa per Android, quindi se vado su Android, la top gratis è proprio questa qui. Anche qui c'è Among Us, c'è anche Brawl Stars in top 5, i top nuovi giochi ad esempio. Vediamo cosa succede se premo un'applicazione. Voi direte, ok, premerai sull'applicazione e andrai direttamente sul Play Store. E invece no, guardate un po' cosa succede. Premo sul primissimo gioco, quello con la faccia gialla, mi apre una pagina dedicata all'applicazione direttamente su Loot Plus, in cui troverete una breve descrizione tra cui da chi è stato sviluppato, quanto è stata votata questa applicazione, il peso dell'applicazione, la versione e l'ultimo aggiornamento. E ovviamente poi arriva il tasto per scaricarlo dallo store ufficiale. Ma abbiamo anche la descrizione e uno slideshow, un'anteprima con le immagini direttamente dallo store. E se vedete la descrizione in inglese, in questo caso è perché questa app non c'ha quella in italiano. E infatti se torno un attimo in home page e apro ad esempio Brawl Stars, quindi mettiamo top gratis, guardate cosa succede. Brawl Stars
Stars aperto by Supercell. L'ultima versione è 16 settembre, quindi con l'aggiornamento, quindi funziona perfettamente e la descrizione è in italiano. E se faccio espandi posso leggere tutta la descrizione e se mi piace il gioco, se mi garba insomma, vedendo anche un'anteprima delle immagini del gioco, ragazzi, premo direttamente sul disponibile Google Play Store. Adesso c'ho Huawei, quindi non mi apre Play Store, se no vi apre direttamente lo store subitissimo e raga, scaricate il gioco. Stessa cosa per iPhone, facciamo un piccolissimo test, andiamo su iPhone. C'è ad esempio questo gioco qui di 6ix9ine, mi apre la pagina dedicata all'app, descrizione, media, quando è stata aggiornata, il peso e le stelle di questa applicazione, scarica sull'Apple Store. Ragazzi, che figata è questa cosa. Un mi piace se questa cosa, raga, vi piace. Volete scoprire dei nuovi giochi per Android che sono usciti sul Play Store? Andate su lootplus.com, il link è sotto in descrizione. Qua c'è top gratis, andate su nuovi e andate a vedere, ragazzi, i giochi nuovi. Ad esempio questo non l'ho mai visto. Vi dice anche se è free, se è gratis oppure è a pagamento. E qua c'è l'immagine anteprima del gioco con ovviamente una piccola descrizione dell'applicazione. Il design è cambiato dall'ultima volta che avete visto un mio video in cui vi ho fatto vedere il sito. Il design, raga, penso sia carino. Molti di voi mi hanno dato un feedback positivo, quindi voi avete un articolo, va velocissimo, tra l'altro il sito, ho fatto anche qui un piccolo investimento per renderlo super veloce e ragazzi, tanta roba. In poche righe, in un articolo, scoprite un gioco che magari può davvero interessarvi, piacere e scaricare. Quindi avete anche la galleria, nuova galleria, tra l'altro potete fare lo swipe direttamente se ci sono delle gallerie all'interno dei post, potete condividere la vostra immagine, metterlo in full screen. Potete scaricare il gioco direttamente dai bottoni che solitamente mettiamo del Play Store e dell'App Store, come in questo caso, mettere le reazioni, ma soprattutto potete condividere con questi tasti qua sotto direttamente l'articolo ad un vostro amico, anche su Telegram e WhatsApp. Come faccio a guadagnare da questo progetto? Perché alla fine, ragazzi, ci sta. Perché alla fine ci sta, deve esserci il guadagno per chi scrive, no? Perché alla fine, se questo dovesse diventare veramente un lavoro, perché può davvero diventarlo, ragazzi, c'ha tutto il potenziale. Il modo per guadagnare chiaramente è quello con le pubblicità. Se notate in home page qui sopra c'è una pubblicità di l'azienda telefonica, no? Da quell'annuncio io, ragazzi, posso guadagnarci qualcosina, soprattutto se ci cliccate sopra. Quindi se vi interessa ad esempio l'offerta che state guardando qui e ci premete sopra perché vi può interessare veramente, quello, ragazzi, è sicuramente un guadagno per chi ha un portale web con degli annunci di Google. Come anche negli articoli, quindi se trovate ogni tipo tot paragrafi un annuncio è proprio per questa cosa qui, perché è un modo di supportare quello che fa questo tipo di lavoro. Ma gli altri modi per assolutamente potermi supportare è anche usare i miei codici nei giochi Supercell mettendo Dragon nel negozio oppure Dragon Ufficiale nel negozio di Fortnite. Ovviamente questo sito si adatta ai dispositivi, quindi qua su iPad vedete che ha tre colonne, quindi è molto molto interessante. Aprendo anche qui un articolo troverete il super bannerone con la miniatura e tutto ciò che dovete sapere. E anche qui chiaramente c'è il carosello con lo swipe ovviamente attivo. Ricordatevi che qui sopra, ragazzi, è tutto swipeabile, quindi anche su iOS, tipo top pagamenti, vedete qua ci sono tutti i giochi a pagamento e qui trovate la piccola descrizione con gli screen del gioco. Ma vi dirò di più, attualmente nel team ci sono solamente io, ma sappiate che sto cercando delle persone che vogliono unirsi al progetto, ma per farlo ci sono dei requisiti piuttosto importanti, molto severi tra virgolette. Se andate nel menu, nella sezione extra, entra nel team, bisogna essere maggiorenni chiaramente, potete leggere questa sezione per diventare dei collaboratori. Ho appena fatto un piccolo screenshot di alcuni dati riguardo agli ultimi 30 giorni, ragazzi, di Loot Plus. Questi, raga, sono i dati. La foto l'ho appena scattata, 22 settembre 2020, sessioni 133.000 con visite pagina quasi 300.000. Quasi 300.000 pagine, raga, aperti di Loot Plus. E contando che è un progetto nato solamente 5 mesi fa, perché fidatevi sono pochi, questi numeri sono davvero davvero interessanti. Questo vuol dire che abbiamo già superato il 500.000, forse anche molto di più, di sessioni, ragazzi, in questi 5 mesi del sito. È un progetto che richiede tempo, che richiede costanza, che richiede, raga, tanto lavoro. E non ho nessun problema a dirvi, ragazzi, quanto ho guadagnato con questo progetto. Vi dico solo che ho iniziato con gli annunci di Google, inserendo quindi gli annunci verso maggio. Si inizia sempre da zero. Si inizia sempre da zero, poi arriva il primo 30 euro, poi si arriva a 50, si arriva a 100, si supera leggermente 100. E dopo circa 4 mesi, raga, posso dirvi che ad agosto, nel mese precedente, c'è stato un grande picco, anche perché c'era di mezzo la questione di Fall Guys Mobile.
Ragazzi, il mese scorso Loot Plus ha generato un'entrata di circa 300 e passa euro. Questo è un buon dato perché significa che quando formerò un team potrò effettivamente poter ricompensare quelli che ci lavorano. Perché l'obiettivo è quello di farlo diventare una vera testata giornalistica con dei collaboratori che vengono comunque ricompensati, giustamente. Senza team, in un progetto di questo genere non si va da nessuna parte e ho avuto modo di parlarne anche con chi ha progetti di questo genere da più di 10 anni. Quindi, ragazzi, augurate buona fortuna, ma se volete aiutarmi e supportarmi potete seguirmi qua sotto sul canale Telegram, in cui riceverete la notifica ogni volta che posto delle cose interessanti. Non saranno fastidiose queste notifiche, quindi state molto molto tranquilli e ovviamente seguendomi su lootplus.com. Link qua sotto sia di Telegram sia del sito del portale. Guardatevi le ultime news perché ho inserito dei giochi, veramente tanta roba. Qui c'è il menu ovviamente con giochi mobile oppure app mobile, come anche la sezione dedicata solo a Supercell. Quindi se avete solo giochi Android andate su giochi mobile, giochi Android e qui troverete le ultime news solo insomma per Android, tra cui anche questo Tricky Caster è molto bello. Ragazzi, campanellina su telefono, Telegram, riceverete le notifiche, boom! Loot Plus, grazie mille per il supporto, noi ci vediamo ad un prossimo video, vi racconterò tra altri 4-5 mesi come starà andando. Ciao ragazzi.